一撃！e visero tutti felici e contenti. Che merda! Che noia quando va tutto come deve andare. Molto meglio mandare tutto a puttane. Un attimo, bisogna fare chiarezza. Con finale cattivo non si intende un finale tipo quello di The Last of Us. Per esserci un finale cattivo deve esserci anche un vero finale. Iniziamo. Ma prima ricordatevi di iscrivervi e di attivare la campanella. Quanto cazzo è bello Nier Automata. Certo, qualche problemino ce l'ha, ma nulla di così grave. Ma quanto cazzo è bello Nier Automata. Aspetta, non l'ho già vista questa scena? Nah, sarà una mia impressione. Anche se potrebbe essere, non è questo il finale che intendevo menzionare. Ma prima stavo pensando di togliere qualche chip per fare spazio. Forse mi conviene togliere questo qui. Io non cado mai due volte nello stesso tranello. La parte migliore di Nier Automata è sicuramente la pesca. Ci sono ben 41 pesci diversi da catturare. Il mio preferito è lo sgombro, perché beh, buon appetito. Golden Sun? Te l'hai mai sentito? Speriamo non sia uno di quei JRPG con le risposte multiple inutili. Oh cazzo. No, no, non la so la strada. È la prima volta che gioco. Hai origliato? No. Ci guiderai? No. Lo aiutiamo? No. Ed ecco che parte la sigla dell'Europa League. Sarà felice di prenderli per te, vero? No, 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 no. Sì. Perché nessuno ascolta in questo gioco? Accetti di essere responsabile del destino del mondo? No. Ma posso muovermi? A mai più, merde. L'inizio della famosa trilogia. Qui sì che i dialoghi sono scritti bene. Qui sì che ci sono veri puzzle. Qui sì che le decisioni contano. Che bellina questa ragazzina. Clover significa trifoglio. No, fermi! Yes! What's wrong with your hand? There's something white on it. Guardate com'è carina quando sorride. Mi sta offrendo la sua mano. Ace Attorney DS? Capolavoro! Ace Attorney Trilogy! È una merda! In alcuni processi può capitare di rimanere bloccati e mostrare oggetti a caso. Questo! No! Questo! No! Questo! No! Questo! No! Questo! No! Alla fine l'unica punizione sarà... Però solitamente, una volta a gioco, arriva quel momento. Fai attenzione, ora avrai solo un tentativo. Non possiamo sbagliare. Ho deciso! Ecco! Non colpevole? Ho vinto, ho vinto! Tredici torri. Quale di queste è la torre di Pandora? Nessuna. Tranquilla mia waifu, ci penso io a... Oh Cristo! Sono pronto a scalare la prima torre? Ma un attimo, è uscito Bloodborne 2. Da quanto era che non giocavo un bel Souls-like. Sembra molto più accessibile rispetto alla media. È impossibile perdere tutte le anime. Tutti i personaggi sono affidabili. E persino le mosse dei nemici sembrano oneste. Torno su Pandora's Tower, va. Beh, si è fatto tardi. È ora di rientrare. Sono tornato. Oh Cristo! Non lasciatevi ingannare. I Danganronpa sono giochi seri con moltissimi... Le parti più divertenti sono di sicuro i processi. Il mio minigioco preferito è questo. Tutto molto bello. Ma cosa succede se si accusa il personaggio sbagliato? Creare un'esecuzione personalizzata per ogni personaggio, per ogni processo, sarebbe stato troppo. Tuttavia in Trigger Happy Havoc, nel quinto processo, facendo la scelta sbagliata, succederà qualcosa di inaspettato. Kyoko. Sandwich. I ragazzi resteranno per sempre bloccati nell'accademia. Vi starete tutti chiedendo, cosa è successo a questo personaggio? A questa domanda l'autore Kazutaka Kodaka ha risposto, è semplicemente esplosa.
Raga, ho appena scoperto questo gioco. Si chiama Chrono Trigger. Sentite, è il mio gioco preferito. Lo conosco a memoria. Non posso perdere. Facciamo così. Se perdo, vi faccio vedere una foto del mio cock. Pensate alla migliore visual novel di sempre. L'avete visto? In 428 Shibuya Scramble sono presenti ben 85 finali cattivi. Ve ne faccio vedere un paio, dai. Per quanto mi piacciono le esplosioni, credo che potrei trovare qualcosa di meglio. In questo uno dei protagonisti si sposa. In quest'altro fanno un sacco di soldi. In un altro ancora... E non vi ho ancora parlato di quella volta che si finisce in un dungeon crawl. L'avete sentito anche voi? Chi sarà mai? Andiamo a vedere. Ah, è solo un gattino. Tranquilli, allarme è rientrato. Oh Cristo! Innanzitutto cerchiamo di identificare il miglior persona. Il mio preferito è il 3. Il vostro dio Metacritic invece dice il 5. Beh, direi che la risposta allora è il 4. Ora dobbiamo capire. Perché qualcuno dovrebbe giocarlo? Per sconfiggere i cattivi e salvare il mondo? No. Per combinare tra loro i persona e crearne di potentissimi? No. Per socializzare con gli usbandi e le waifu? Sì! 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 Rise! Naoto, la tsunderina Marie, ma non dimentichiamoci degli usbandi, il best bro Yosuke, l'irascibile Kanji e il timido Adachi. È stato difficile, il più difficile da aumentare, ma ci tenevo. Castlevania. Già nel 2 del 1987 si poteva ottenere un finale cattivo, ma... No, no! Vabbè, immaginatevi una tomba in bianco e nero con delle scritte. Castlevania 3, Castlevania Symphony of the Night, Castlevania Aria of Sorrow. E così arriviamo a Dawn of Sorrow. Ma fa trame, sembra un finale cattivo standard. Perché l'hai messo primo? Perché questo finale sblocca una nuova modalità, in cui il boss finale è proprio il protagonista diventato malvagio. Pazzesco. Sarei quasi tentato di fare una top 10 dei finali cattivi dei Castlevania. Dai, facciamolo. Alla posizione numero 10. Ora devo andar via, il mio pianeta ha bisogno di me.